Terza edizione per Castanea in Piazza, quale significato volete dare a questo appuntamento e in generale a tutti quelli che l'hanno preceduto in questo mese di ottobre? Il significato non è solo una castagnata così particolare, è proprio una festa della castagna. Noi cerchiamo di rivalorizzarla anche nella media valle seriana, riprendendo le tradizioni dei nostri nonni, dei nostri genitori o seguendo le loro tradizioni. Tu sei un castanicoltore? Sì, sono un castanicoltore, anch'io ho un castagneto su alla Forcella e vado avanti con le tradizioni dei miei nonni. Quanti sono i castagni che ci sono nel tuo castagneto? Ho all'incirca una settantina di piante, non tutte fruttano sempre tutti gli anni, però pian pianino stiamo cercando di risistemarle come anche tutte le altre piante degli altri associati. Quest'anno com'è andata la raccolta? Il cinipide sembra sconfitto. Cinipide quest'anno sembra sconfitto, la raccolta è stata migliore, le castagne sono state molto più belle e speriamo che vada avanti così. Dopo abbiamo fatto un incremento di potatura l'anno scorso e quest'anno anche con le potate cominciano a buttare rami nuovi e vediamo castagne che non abbiamo mai visto prima, non sempre con questi rami secchi e adesso cominciano a sembrare veramente alberi da frutto. Sono quasi anche tutti alberi secolari. Hanno anche un'importanza anche visiva. Anche storica, diciamo. Anche storica, che valorizzano anche il territorio. Le castagne non sono solo caldarroste, si può fare tantissimo con questi frutti. Sì, questo è davvero una cosa molto importante ed è quello che stiamo cercando di recuperare. Tenendo presente che in passato una famiglia che viveva in collina, montagna, dalle castagne poteva sopravvivere per 5-6 anni, quindi vuol dire che le castagne avevano delle caratteristiche alimentari e nutrizionali decisamente importanti. Quante castagne avete preparato per la festa di oggi? In base alle esperienze degli anni precedenti, diciamo che il primo anno era stata una prova, il secondo un po' di più, quest'anno abbiamo preparato circa 5 quintali di castagne e vista la splendida giornata crediamo che saranno esaurite, o almeno speriamo insomma. Le castagne sono state tutte curate, appena raccolte sono state selezionate, una parte sono state messe in freezer in modo che siano messe via completamente sane. E una parte invece hanno subito la curatura, cioè messe la novena cosiddetta, messe in acqua e così via, in modo tale che arrivino oggi perfettamente sane. Diciamo con una percentuale del 3-4% di castagne magari marce, ma quello è fisiologico, perché anche nella curatura queste castagne che hanno questi problemi non vengono a galla nell'acqua e quindi è impossibile capire a priori se siano marce o meno. Anche questo è un aspetto molto importante, cioè offrire un prodotto diciamo non perfetto ma sicuramente quasi perfetto, perché fare le castagnate e trovare spesso, perché purtroppo è capitato, castagne marce, castagne non buone, castagne col verme e così via, non è mai bello. Noi dobbiamo imparare a offrire anche per il futuro un prodotto perfetto, come si fa con qualsiasi altro frutto che si va a acquistare dal fruttivendolo o in commercio, insomma. Questo è un aspetto molto importante. C'è uno o due castanicoltori da noi che hanno seguito questa parte, si sono presi, diciamo così, l'onere, la fatica di... Noi abbiamo portato tutte le castagne a loro e li hanno uno in particolare che le ha poi selezionate, curate e così via, spendendo tantissimo tempo, però perché ci crede come ci crediamo tutti noi, insomma.